Beniamino Pavà. Beniamino Pavà. Beniamino Pavà. Beniamino Pavà. Ok, ciao ragazzi e ragazze, arriva il francese dai riccioli neri. Arriva Benjamin Pavard, parrebbe che arrivi oggi a Milano. Non l'ho potuta commentare subito perché, ahimè, stavo lavorando, lavoro anch'io, ma arriva Benjamin Pavard. Arriva e parrebbe farà le visite non domani, ma mercoledì. Questo per tutti coloro che erano stati così poco fiduciosi all'arrivo di Beniamino. Così poco, così che avevano detto che era una trattativa finta, che non esisteva e che non sarebbe arrivato. Ah, guardate, non ho niente qua, però non lo so. Ecco, un po' di tè verde, un po' di tè verde, ragazzi, per voi. Molto contenta di Benjamin Pavard e non ho altro da commentare, vostro onore, nel senso che credo che veramente ci meritassimo una fine di mercato di questo tipo. Credo che Benjamin Pavard sia potrebbe essere il pendolino, il movimento del pendolino per un mercato sul quale avremo una diversa opinione. E il colpo che ci mancava. Io sono una fan, super fan, extra fan di Darmian, non mi prendete per male, Benjamin Pavard porta esperienza, porta voglia. Il rapporto col Bayern era rotto da più di un anno e non so che altro dirvi. Benjamin Pavard. Benjamin Pavard. Benjamin Pavard! No, sono davvero felice. E sono felice che tutto quello che avevamo detto nel video sulla comunicazione riguardo Pavard, in realtà ce lo rimangiamo tutto. Perché fortunatamente è arrivato e quindi l'ottimismo di Marotta è giustificato. Sono veramente contenta di questo. Domani ci sentiamo per il commento alla giornata di Serie A, ma Benjamin Pavard. Sono felice. Sono anche sfatta della giornata di lavoro. Basta. Stop whining.